Stiamo parlando della Salernitana che tutti dicevano che non poteva essere nelle prime 10 e stiamo parlando del Frosinone che è stato costruito per vincere. Stiamo parlando della Salernitana in cui si chiedeva solo di onorare la maglia e stiamo parlando di un Frosinone che è reduce da 5 vittorie consecutive senza subire gol. Stiamo parlando della Salernitana che si è presentata senza Lombardi, Dioric, Tacchi, eccetera, eccetera, Giannetti che non poteva giocare, eccetera. E stiamo parlando di un Frosinone che ha giocatori per la categoria assolutamente importanti. Quindi è evidente che gli obiettivi del Frosinone sono diversi da quelli della Salernitana. Se oggi ho sentito due parole dicendo che la Salernitana è forte, ma fa piacere sentire dire questo. Probabilmente si deve anche dire, ma è evidente che ci sono dei valori completamente diversi. In questo contesto credo che io sono soddisfatto della prestazione della Salernitana. È evidente che non potevamo essere una macchina da gol perché le situazioni che sono venute a creare, però è una squadra che è venuta a Frosinone. In alcuni momenti ha fatto la partita, ha giocato con raziocinio, ha giocato con lucidità, primo tempo ha messo nettamente in difficoltà Frosinone, secondo tempo ha subito il giusto, non più di tanto, perché ripeto non c'è stata una sola parata di Mikhai e tutto questo in questo contesto è evidente che ti dico quello che ho detto ai miei giocatori a fine partita. Che non doveva esserci il rammarico doveva esserci a Cittadella, il rammarico doveva esserci a Spezia. Oggi ci deve essere il rammarico per il risultato, perché se finiva 0-0 nessuno avrebbe potuto dire una sola parola. O 1-1, visto che la palla è uscita di un centimetro, ma al di là di quello ho detto che se avessimo giocato sempre così, noi avremmo molti punti in più in classifica. Per me dovevamo capire se potevamo o no partecipare a un campionato. Campionato significa un certo tipo di campionato. La partita di stasera mi ha detto che se recuperiamo i giocatori possiamo sederci a tavola.